Gentili telespettatori di Cosmos TV, buonasera e ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione locale. Apriamo questa edizione del nostro telegiornale con la cronaca. Sono stati condannati ieri dalla Corte d'Assise di Salerno i killer che nel gennaio del 2012 massacrarono con 72 coltellate Armando Tomasino e la moglie Maria Francesca Lamberti nella cittadina di Albanella. I giudici della sezione di Salerno hanno condannato all'ergastolo Mario Cosimo Marsico e a 30 anni di reclusione il marocchino Radunai Halimi, che subito collaborò con la giustizia confessando il delitto. Ad entrambi gli assassini sono stati riconosciuti reati di omicidio premeditato aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà nei confronti delle vittime, accogliendo in pieno le richieste di pena formulate dal pubblico ministero Maria Chiara Minerva. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'omicidio sarebbe collegato al business del rame e del ferro. Tomasino non avrebbe corrisposto ai due imputati del denaro per alcuni lavori eseguiti. Di qui la punizione premeditata secondo gli inquirenti da 2 giorni prima dell'omicidio in un bar. Una punizione divenuta massacro. Lo stesso coltello avrebbe inferito 37 coltellate a Tomasino e 35 alla moglie. Un impeto di ira e crudeltà testimoniato dai colpi al dorso inferti alla donna, la prova che il killer non si sia fermato nella sua furia omicida di fronte al tentativo di fuga delle 2 vittime. E continuiamo con la cronaca, ma ci spostiamo nel Vallo di Diano. Scappa dopo un incidente. Un 32enne di Padula nella giornata di ieri è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina per i reati di guida sotto effetto di sostanze stupefacenti ed in stato di ebbrezza. Ce ne parla Pierluigi Paciello. Un 32enne di Padula nella giornata di ieri è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina per i reati di guida sotto effetto di sostanze stupefacenti ed in stato di ebbrezza. L'uomo, infatti, nella serata di domenica, a bordo di uno scooter, ha avuto un incidente con un'autovettura lungo le strade che costeggiano la Certosa di Padula. Dopo il sinistro, il 32enne ha fatto perdere le proprie tracce ed è stato raggiunto poco dopo da una pattuglia del nucleo operativo radiomobile. Sottoposto ad accertamenti sanitari, il motociclista è risultato positivo all'abuso di alcol, con un tasso superiore ai 2 grammi litro ed all'uso di cannabinoidi. Inoltre, il mezzo è stato sottoposto a sequestro perché privo di assicurazione. La polizia postale di Salerno, diretta dal sostituto commissario Alberto Galano, ha tratto in arresto per stalking un 22enne di Napoli dopo la denuncia presentata da una giovane di Salerno. La ragazza, infatti, dopo aver manifestato l'intenzione di interrompere la relazione sentimentale, ha subito una vera e propria aggressione informatica da parte dell'ex. L'uomo, infatti, dopo essere riuscito ad accedere abusivamente al profilo Facebook della ragazza, aveva pubblicato alcune foto della ex in pose compromettenti. Inoltre, l'uomo aveva minacciato la ex fidanzata di mettere in rete ulteriore materiale pornografico, costringendola a non uscire di casa, a non avere rapporti con la famiglia ed a inviargli costantemente informazioni sulla sua geolocalizzazione. Con l'arresto in flagranza operato dalla squadra di pedofilia coordinata dagli ispettori Antonio Buglione e Roberta Manzo, si è posto fine all'azione delittuosa di un pericolo stalker, ridando speranza ad un'ennesima sfortunata vittima. E cambiamo argomento, ci occupiamo di sanità. Nella giornata di ieri, presso la sala biblioteca dell'ospedale San Leonardo di Salerno, i delegati CGIL e CISL UIL hanno indetto un'assemblea per discutere delle gravi mancanze in tutte le strutture sanitarie del territorio salernitano. Non si è fatta attendere a tal proposito la risposta delle segreterie provinciali. Si attende ora l'incontro urgente chiesto dai rappresentanti sindacali regionali con il presidente della regione Stefano Caldoro. Vediamo il servizio. Nella giornata di ieri, presso la sala biblioteca dell'azienda ospedaliera in via San Leonardo a Salerno, i delegati CGIL e CISL e UIL si sono riuniti in assemblea.
Dopo aver discusso sulla grave carenza di personale in tutte le strutture sanitarie del territorio salernitano, sulla grave situazione creatasi in ogni servizio e struttura che mette a grave rischio la salute degli operatori, e dopo aver verificato l'assenza di progettualità concrete tese a validare ipotesi di riorganizzazione e di riordino dei servizi finalizzati a garantire la qualità e la qualità dell'assistenza, hanno indetto lo stato di agitazione di tutto il personale dell'ASL Salerno e dell'azienda ospedaliera universitaria di Salerno. Non si è fatta attendere la risposta delle segreterie provinciali che, visti gli argomenti e le motivazioni dell'incontro, hanno aderito immediatamente alla proposta. Si attende ora l'incontro urgente chiesto dai rappresentanti sindacali regionali con il presidente della regione Stefano Caldoro per il 13 giugno prossimo per conoscere le linee guida da attuare per una soluzione immediata ai tanti problemi che attanagliano la sanità in Campania. E continuiamo con la sanità. Un incontro urgente con il subcommissario alla sanità Mario Morlacco per chiedere che non sia dato atto al provvedimento che prevede una riduzione del servizio di emergenza urgenza del South di Gioi. È quello che questa mattina ha richiesto il primo cittadino di Gioi, Andrea Salate, attraverso l'onorevole Tino Giannuzzi, così da definire una volta per sempre la situazione. Non è la prima volta, infatti, che il presidio di emergenza urgenza finisce nel mirino dei tagli, perché solo qualche mese fa era stato completamente cancellato e solo dopo una lunga battaglia l'amministrazione comunale guidata dal riconfermato sindaco Salati era riuscita a salvare il South. Questa volta invece, afferma il sindaco, c'è stato comunicato a firma del direttore generale dell'ASL Salerno Antonio Squillante, del responsabile dell'emergenza urgenza Gerarda Montella, che dal 1 luglio il servizio è ridimensionato. Dalle 8 alle 20 a Gioi sarà presente il medico, mentre la notte ci sarà solo un'ambulanza con un infermiere. Una riorganizzazione contestata da subito dal primo cittadino di Gioi, anche perché il South, unico presente nel Cilento interno, serve numerosi comuni dell'entroterra e permette di anticipare i tempi di soccorso in caso di urgenza. Con questo provvedimento, conclude Salate, invece ci viene detto che i cittadini di Gioi e del Cilento interno si possono ammalare solo di giorno o comunque entro le 20, perché poi di notte non ci sarebbe un'assistenza adeguata. E cambiamo argomento, ci occupiamo di servizi e viabilità. L'accordo nell'ennesima riunione organizzata a Palazzo Santa Lucia salta definitivamente. È il rischio che la SITA possa dal prossimo 1 agosto abbandonare la Campania, assume connotati sempre più reali. L'azienda, rappresentata dal direttore Simone Spinosa e l'assessore regionale ai trasporti Sergio Vetrella, non hanno trovato un accordo sul debito pregresso di 7 milioni di euro. Eravamo venuti anche incontro alle esigenze di Vetrella, ha ribadito Spinosa, volevamo accettare tutte le condizioni del nuovo contratto, 2,20 euro per ogni chilometro effettuato, conteggiando soltanto i servizi minimi e quindi venendo incontro alle esigenze dell'amministrazione Caldoro. Ma la richiesta di discutere dei conti inerenti al passato, ci è stato detto che non era possibile programmare nulla. Sale dunque la tensione tra i 439 lavoratori della SITA, gli esuberi potrebbero scattare dall'estate inoltrata. Se non riceveremo segnali questa settimana saremo costretti a discutere con le organizzazioni di categoria per il futuro. Se dalla regione tutto tace, noi non ci mettiamo nulla a convocarli. I lavoratori, vista la gravità della situazione, potrebbero tornare in piazza insieme ai tanti utenti per protestare. E apriamo ora la pagina della politica, ci spostiamo a Sala Consilina, arriva l'ordinanza del sindaco Francesco Cavallone per scongiurare il rischio di incendi, pugno duro per contrastare l'incuria dei terreni. Pierluigi Paciello. Con l'arrivo dell'estate si ripresenta puntualmente il problema degli incendi boschivi, che non sempre sono di origine dolosa. Il sindaco del comune di Sala Consilina, per evitare questo tipo di problemi, ha emesso un'ordinanza con la quale si obbligano tutti gli enti di proprietari o conduttori di aree non coltivate a provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade. Gli
interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 30 giugno. In caso di inosservanza sarà facoltà del comune provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori. Nell'ordinanza si prevede inoltre il divieto assoluto di accendere fuochi ad una distanza minore di 100 metri dall'abitato, dagli edifici, dai boschi e dalla vegetazione in genere. Ingenti le sanzioni previste per chi non rispetterà l'ordinanza. Si va da un minimo di 25 euro ad un massimo di 10.329 euro, oltre al ripristino dello stato dei luoghi e dal deferimento all'autorità giudiziaria. E restiamo nel nostro territorio, ci spostiamo a Sassano, dove sono stati ultimati i lavori che consentiranno un risparmio energetico e una riduzione dei costi della pubblica illuminazione nella villa comunale di Silla, con la realizzazione di un impianto completamente a LED. Il lavoro ha previsto la sostituzione dei vecchi apparecchi luminosi dotati di sistemi di illuminazione tradizionali con sistemi di illuminazione a LED. Il risparmio totale annuo previsto di circa 3.700 euro. Inoltre la riqualificazione energetica a fronte di un risparmio economico prevede un aumento della luminosità della villa stessa, caratteristica inserita anche nel piano sicurezza che l'amministrazione comunale di Sassano sta realizzando. È stato previsto inoltre anche uno specifico piano di manutenzione che consentirà un costante monitoraggio del nuovo impianto energetico. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Tommaso Pellegrino, che dalle pagine della social network Facebook ribadisce l'impegno concreto della sua amministrazione in tema di risparmio ed efficienza energetica nel rispetto dell'ambiente. E a Teggiano, per la medievale del Vallo di Diano, nasce l'amaro Teggiano, liquore ottenuto dall'infusione segreta di erbe benefiche del territorio valdianese. Il tutto è nato da un sogno di un commerciante teggianese, Gaetano Tropiano, e da una breve esperienza vissuta all'inizio degli anni 90. Abbiamo ripreso quelle idee e fatto una sorpresa a nostro padre, spiegano Vincenza ed Anna, che unitamente ad Enzo Sorbo ed in collaborazione con la premiata ditta Alfonso Pena di Sassano hanno immaginato e sviluppato il progetto. Amaro Teggiano è il risultato di un anno di lavoro, sottolineano. Dopo l'iniziale scetticismo generale abbiamo avuto un buon riscontro e sempre più persone apprezzano il nostro amaro. È un liquore dal gusto dolce, un infuso segreto di erbe benefiche con proprietà digestive. Abbiamo tante altre cose in cantiere e varie idee e progetti. Prossimo anno, ad esempio, diffonderemo un cioccolatino ripieno di amaro teggiano. Vorremmo crescere promuovendo e valorizzando il nostro prodotto insieme a Teggiano ed a tutto il Vallo di Diano. Si è tenuta sabato sera presso la sala convegni del Family Center di Polla l'assemblea dei soci del Circolo Banca Montepruno. Promuovere e gestire come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo iniziative ed attività culturali, ricreative, assistenziali, formative, motorio sportive, turistiche sono questi i principali scopi dell'associazione sempre attiva sul territorio. Ma facciamo il punto della situazione nelle interviste realizzate durante la serata di sabato. L'assemblea dei soci in genere riguardano proprio questo, fare un bilancio consuntivo di quello che si è cercato di realizzare nell'anno precedente fino al 31 dicembre, cosa che abbiamo fatto, e per accennare a qualche progetto che si intende portare avanti per l'anno in corso. Per la verità noi siamo a giugno, già abbiamo iniziato alcuni progetti che completeremo e continueremo nel corso del tempo. Proprio a proposito di questo, sono tante le iniziative che il Circolo Banca Montepruno, accompagnato dalla Banca Montepruno, ha portato a termine in questo periodo. Ecco, però questa sera sono stati premiati anche, come consuetudine oramai, dei giovani che si sono distinti in campo accademico e in campo scolastico. Sì, in effetti noi 7 anni fa, quando nascemmo come circolo, istituimmo insieme alla banca la premiazione di studenti dell'ultimo anno degli istituti superiori, ovviamente sempre dei paesi e dei territori che fanno capo alla banca, e contestualmente per i giovani laureati
con un determinato voto, con un determinato merito. Questo ci fa molto piacere, ci dà orgoglio, ci dà soddisfazione, perché vedere un giovane, sia pure con un premio minimo, che può soddisfare, diciamo, le sue esigenze così immediate, ma soprattutto accoglierlo in mezzo a noi, abbracciarlo, stringergli la mano, significa anche dare a questo giovane un saluto e un augurio per il proprio futuro. Sebastiano Greco, tu sei stato insignito questa sera della borsa di studio del Circolo Banca Montepruno. Vogliamo una tua impressione. Innanzitutto è un'impressione, diciamo così, positiva, perché a noi giovani, per noi giovani è importante che ci sia qualcuno che valorizzi, diciamo così, il nostro impegno, i nostri sacrifici, e quindi ci fa piacere, appunto, che la banca, il Circolo Montepruno, ci tiene in considerazione. Gianni Ferviterale, tu questa sera sei stata insignita di questo riconoscimento messo a disposizione dalla, dal Circolo Banca Montepruno. Vogliamo una tua impressione. Sono stata lieta di ricevere questo premio e colgo ancora una volta l'occasione per ringraziare la banca Montepruno che ci ha offerto, che si è resa promotrice di questa iniziativa, e come me credo anche gli altri ragazzi che sono stati premiati hanno accolto con molto piacere questa opportunità, questa iniziativa. Tu sei stata insignita questa sera della borsa di studio da parte del Circolo Banca Montepruno. Vogliamo una tua impressione. Allora, è stata un'emozione fortissima, anche perché sono praticamente, ho rivissuto il 16 aprile del 2013 quando mi sono laureata nella mia facoltà. Un ringraziamento speciale va a questa banca che in un certo senso ha valorizzato proprio questo titolo che abbiamo conseguito, quindi un grazie speciale a tutti i componenti della banca, chi ha avuto in un certo senso l'idea di questa opportunità da offrire ai laureati e neolaureati, e un ringraziamento ai miei genitori, ovviamente, che mi hanno permesso in un certo senso di arrivare lì dove sono arrivata. C'è anche un caso curioso questa sera all'assemblea dei soci della banca del Circolo Banca Montepruno, perché abbiamo Fiorella e Luigi. Loro sono stati insigniti questa sera della borsa di studio, sono due fratelli che sono distinti in ambito universitario, che si sono laureati lo stesso giorno nella stessa facoltà e con lo stesso voto. Ringrazio la banca perché ha dato questa opportunità a noi giovani, crede in noi giovani, infatti anche dalle relazioni si capisce l'intento di promuovere e di valorizzare elementi di questi territori, e un grazie particolare anche a mio padre che è socio di questa banca e che ha creduto in questo progetto da tanti anni. Fiorella, vogliamo una tua impressione. Allora, io in primis ringrazio anch'io di questa possibilità, di avermi dato l'occasione di partecipare a questa bellissima cerimonia, e poi ringrazio i miei genitori che mi hanno accompagnato in questo percorso, mio padre che è anche, come ha detto mio fratello, socio della banca, e la banca che è una grandissima realtà in questo nostro territorio svantaggiato, ma che con noi giovani può risorgere. Anche tu questa sera sei stata premiata con la borsa di studio messa a disposizione dal Circolo Banca Montepruno. Vogliamo una tua impressione, ti senti di ringraziare qualcuno? Sì, sono molto felice e soddisfatta di aver ricevuto questo premio, quindi pertanto volevo ringraziare la Banca Montepruno di avermi dato questa opportunità, e quindi la mia famiglia perché mi ha dato la possibilità di conseguire i miei studi. Ok, complimenti per il tuo percorso accademico, in bocca al lupo per il tuo futuro lavorativo. Crepi, grazie. Venerdì 13 giugno alle 20 Caggiano celebra i 200 anni dell'Arma dei Carabinieri alla presenza di autorità civili, militari e religiose. Il programma della manifestazione prevede, tra le altre cose, la deposizione di una corona alla lapide del carabiniere Domenico Caggiano, croce di bronzo al merito di guerra nell'area titolata al combattente antistante la scuola media. La serata si concluderà con lo straordinario consiglio
concerto della fanfara dei Carabinieri che si terrà in Piazza Lago dalle ore 20:30. L'occasione, afferma il sindaco Giovanni Caggiano, è davvero importante per il nostro comprensorio perché consente di esprimere viva riconoscenza per il ruolo ed il servizio svolto dall'arma nei suoi due secoli di vita, punto di riferimento per la tutela della legalità, per la prevenzione e il contrasto alle criminalità di ogni genere. Ma per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet del comune www.comune.caggiano.sa.it. E ci avviamo alla conclusione del nostro telegiornale, ma prima di salutarci vi ricordo i nostri contatti: www.cosmostv.it per seguire la nostra programmazione in streaming, info@cosmostv.it per le mail e il nostro contatto telefonico 0975 20 68 28. Era davvero tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata con la programmazione di Cosmos TV. A domani!